Non credo che sia un discorso che ci stia mancando qualcosa. È un discorso di processo di crescita. Delle volte siamo partiti noi a razzo, i primi minuti. Delle volte troviamo delle squadre che stanno bene, in un momento fisico in cui stanno bene e riescono a partire loro forte. Magari ci è mancata qualcosa dal punto di vista di gestione di quella situazione, a livello di squadra, di capire che era il momento degli avversari, in quel momento dovevamo viverlo in maniera diversa magari. Invece delle volte abbiamo provato a reagire con la nostra arma, che era quella dell'intensità, dell'andare oltre il, diciamo, momento difficile, e non siamo stati capaci abbiamo perso magari un po' le distanze, abbiamo favorito così il gioco degli avversari. È una questione di reagire alla situazione. Ok, l'avversario parte forte, posso reagire provando ad andare più forte di loro, delle volte ci riesci, delle volte no, oppure posso reagire aspettandomi un attimino, compattandomi e provando a giocare in un'altra maniera. Secondo me va della maturità della squadra che ancora, diciamo, stiamo continuando il processo di crescita, quindi sono situazioni che devi anche vivere. Ci è successo nelle ultime due partite con la Ternana che è partita a razzo e con Francavilla ci ha trovato due imbucate e ci hanno un pochettino, diciamo, messo alle corde. Come quando fa un contro un pugile, diciamo, non è che può stare sempre lì a Chiaro. picchiare, delle volte deve prendersi, mette all'angolo e prendere meno colpi, diciamo, di quelli che potresti prendere. Dal punto di vista di squadra è anche vero che abbiamo tante partite dove siamo stati noi a tritare l'avversario. Quindi trovarsi anche nelle situazioni dove l'avversario reagisce colpo su colpo ti porta a migliorare su altri aspetti. Quindi questo intendo sostanzialmente. Si può migliorare su rispondere meglio all'urto dell'avversario, a rimanere ancora più compatti del normale, senza snaturarci, senza perdere le nostre caratteristiche, ci hanno portato fino a qua, che è già un buon punto. Alla fine un po' tutte le squadre vorrebbero fare quello che abbiamo fatto noi nelle prime partite. Penso che sia una cosa bella vedere da fuori. Quindi già se pensano di voler giocare come noi vuol dire che noi abbiamo fatto bene. No, non c'è stato questo timore, diciamo. Come ho detto, siamo stati bravi secondo me a gestire il momento dopo. Abbiamo sbagliato quel quarto d'ora iniziale, però poi la squadra penso sia venuta fuori bene, anche già nella seconda parte del primo tempo avevamo costruito qualcosa di interessante. Non è un campo facile, secondo me tante squadre lasceranno i punti a Francavilla se li trovano in questo stato di forma, soprattutto senza assenza e senza nessuno. Il campo era molto piccolo, molto veloce, quindi un pochettino diciamo che limita anche, tende a fare più confusione su un campo del genere. Francavilla, credetemi che le immagini non rendono giustizia, perché sembra che esce di un po'. Dal campo, se guardate la mia espressione, io faccio il passo per andare a esultare, perché la palla con un po' di vento si è spostata, perché è stata clamorosa cioè, da vista a vista frontalmente. No, non l'ho imprecato, non impreco per le cose brutte, quando mi capitano cose brutte, in verità. C'ho un po', diciamo, si dispera per altre cose, sono abituato così. Quindi diciamo che è più per la punizione da Francavilla che per il momento negativo.